Buonasera amici di assistsportivo.com, ci troviamo qui col capitano milanese. Partita completamente guidata da voi, 3-7-0, Accademia Benevento a casa. Sì, partita guidata da noi, devo dire che abbiamo iniziato bene sin dal primo set, dall'inizio, e quando giochiamo così bene non ce n'è per nessuno. Se abbiamo un po' di momenti di calo, come ci è successo in trasferta, soffriamo. Però per me questa squadra deve crescere, abbiamo bisogno di rodare ancora e quindi possiamo far vedere ancora molto di più rispetto a quello che abbiamo fatto vedere anche stasera. All'inizio del vostro campionato abbiamo fatto la domanda al tuo mister Drago, che siete comunque un organico totalmente nuovo, tutte giocatrici nuove, soprattutto qual è stata la difficoltà all'inizio di ambientamento in questo campionato di B2? Ambientamento in questo campionato secondo me non è a seconda della categoria. Quando si fa una squadra, come hai detto tu, con persone tutte nuove, c'è bisogno di rodarla, come ho detto prima, perché ognuno deve conoscersi, e si è visto anche stasera che penso sia andata anche meglio rispetto alla prima di campionato. Quindi secondo me è solo questione di gioco, tanto gioco, e ci troviamo bene così. Ecco, un'ultima considerazione da un punto di vista tecnico. Sono arrivato al terzo set, c'è stato il 21-20 da parte delle avversarie. Coach, Mr. Drago ha chiamato un time out. Cosa vi ha detto per spronarvi? Perché dopo di lì poi siete andate come un treno di fila per vincere la partita. Forse il time out in sé per sé è servito anche a noi stesse per calmarci un attimo e renderci conto che si azzera tutto quanto e si ricomincia palla su palla, a qualsiasi tipo di punteggio, quindi ogni time out è utile proprio per riprendere le forze e ricominciare da zero. Ecco, il prossimo impegno cosa ti aspetti in trasferta? Prossimo impegno in trasferta mi aspetto sicuramente di entrare in campo con un atteggiamento migliore rispetto alla scorsa trasferta. Giochiamo contro l'Ugento, che comunque è una bella squadra, quindi lo sappiamo benissimo che dobbiamo impegnarci sin dall'inizio, quindi è questo che mi aspetto. Perfetto. Siamo qui amici di assistsportivo.com con Mr. Drago. Mister, una partita completamente guidata da voi, 3-7-0, Accademia Benevento a casa, però ci sono stati alcuni tratti dei 3-7 dove a un certo punto si era persa un po' la considerazione, la concentrazione. Sì, è vero, siamo partiti molto bene con tutto quello che avevamo preparato in settimana. Il secondo set abbiamo regalato qualcosa, e questa è una squadra, sapevamo, abbastanza rognosa. Viene da due partite di aver giocato 5 set, una l'ha vinta 3-2, l'altra l'ha passata 3-2, sta sempre in campo, non molla mai. Abbiamo sbagliato noi dal secondo set, abbiamo sbagliato tanto al terzo set. Capiremo in settimana se sono soprattutto atteggiamenti mentali, problema di tecnica, problema fisico, lo capiremo in settimana. Comunque abbiamo avuto una bella reazione rispetto alla magra figura che abbiamo fatto sabato scorso a Salerno. So che voi non parlate di singoli, di singole prestazioni, ma parlate soprattutto di tutta la squadra, però da notare anche le schiacciate di Martellotti e di Carlo, che hanno sfruttato il lungo linea avversario, a volte scoperto. Questo è verissimo, però noi abbiamo iniziato bene, perché abbiamo cominciato bene a giocare soprattutto col centro. Siamo stati precisi sugli appoggi, sulle ricezioni, i centrali all'inizio hanno fatto la partita praticamente, hanno giocato veramente bene, serviti da una palleggiatrice veramente impeccabile. Poi qualcosa non ha cominciato a funzionare e meno male sono salite loro, però la squadra che in alcuni momenti, chi in altri, ha dato veramente tutto. Ecco, nell'ultimo set stavate perdendo di un punto, arrivato alla fine 21-20, lì ha chiamato un time out, e comunque questa è la stessa domanda che ho fatto anche al suo capitano. Cosa le ha detto, ci può svelare cosa le ha detto alle ragazze? Perché poi dopo di lì le ragazze sono andate come un treno per vincere la partita. Io conosco i miei soldati, so c'è riconoscimento, quindi giustamente stanno un po' schiamazzando. Conosco i miei soldati, so che quelli sono momenti pericolosi, bisogna un attimino fermare, riportare all'ordine tutti quanti, anche in maniera molto cruda, molto, molto incisiva, per cui quello che serviva in quel momento era soprattutto l'attenzione, perché tecnicamente ci stavamo regalando noi, quindi forse non ci rendevamo neanche conto di quello che stavamo facendo, quindi era bene fermare un attimino tutto quanto in quel momento.
Ecco, prossimo impegno è in trasferta. Cosa si aspetta? In fino ad ora in questo campionato avete confermato che casa vostra e palazzetto Nando Di Leo è inespugnabile. In trasferta invece contro una squadra ostica. Certo, Ugento è una squadra ostica nelle cui fila militano due giocatrici che hanno fatto la Serie A anche a buon livello. Paola Capuano e la centrale che l'anno scorso hanno vinto fra l'altro il campionato cutrofiano dalla B2 e sono saliti in B1. Sono giocatrici di una certa levatura, di una certa esperienza. Ugento è un campaccio nel senso che ha una tradizione pluriennale per quanto riguarda la pallavolo maschile e femminile. Ci andiamo a giocare la partita con la speranza che ci giochiamo una partita a pallavolo. Dobbiamo migliorare soprattutto fuori casa. Qui abbiamo bisogno ancora di un po' di tempo, ma sicuramente cercheremo di far bene. Perfetto, la ringraziamo Mister Drago e alla prossima. Grazie Mister.